Una giornata grigia non ferma la partenza del World Festival on the Beach. Noi siamo con Jano Monaco, un veterano, un poliglotta dello sport. Oggi avrebbe dovuto nuotare, la gara si farà comunque sabato. Allora, è sempre importante valutare e rivalutare lo sport. Assolutamente sì, questa è una festa dello sport, dimostra che Palermo, anche in autunno, non siamo il 10 maggio, non è il 10 maggio, vive, può vivere di sport e fa vivere lo sport a tutti i suoi cittadini, anche a quelli un po' passatelli d'età come me. E quindi questa idea di Albaria di gemellare Palermo con Takapuna e quindi aggiungere al surf a vela, aggiungere la canoa, la corsa a piedi e il nuoto, è una bellissima idea che merita di essere sviluppata e che nonostante il tempo avverso sicuramente avrà luogo. È una festa dello sport, ripeto, in cui tutti, grandi, piccoli, giovani e meno giovani, professionisti dello sport o dilettanti come siamo noi, possono vivere partecipando, e di questo rendiamo merito all'Albaria. E ha fatto tanto sport nella sua vita, ecco, una manifestazione del genere può sicuramente servire anche per rivalutare l'aspetto turistico. Sicuramente, non solo, fa percepire i palermitani e non solo i palermitani che Mondello è di tutti, può vivere in modi diversi, con fantasia, con originalità, e fa vedere come spazi che solitamente uno non guarda sotto questo punto di vista, in effetti possono vivere 365 giorni all'anno, aprendosi a tutti i tipi di fruizione, facendo capire che questi sono spazi che appartengono a tutti: il mare, la sabbia, la terra, il verde, la montagna, ecco, sono tutte cose che si possono vivere in tutte le maniere possibili immaginabili. Auguriamo buon divertimento a tutti con World Festival on the Beach. Sicuramente sì, anche perché lo sport è bello farlo, è difficile organizzarlo, e quindi per questo diamo merito ancora agli amici Baglione e Portiere di Albaria, ma è divertente farlo a tutte le età, in tutte le maniere, in tutti i modi.